Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 82esima puntata della serie Polski Polski. Oggi qua siamo in compagnia di un po' di gente. Allora abbiamo Buldir. Ciao a tutti. Poi abbiamo DVD. Ciao a tutti. Energy. Ciao ragazzi. Agri. Aiuto. E Casi, se c'è, se no eventualmente ci saluta dopo. Allora sono qui perché mi deve sentire qualcosa. Casi, ci sei? Casi? Ok, bene, accompagnato sempre da una grandissima felicità. Allora, sono qui perché è tempo di vendere un po' di lana, dato che ho un buon prezzo, quasi 8000. Non è un prezzo ultra esorbitante, ma è comunque un buon prezzo. Anche per non accumularne troppa qui a casa, sono dovuto fare 50 viaggi. Ecco, già un rimorchio è pieno e ne avanziamo ancora due bancali. Siccome... Ma dite si smette di salutare l'operaio dell'azienda, il migliore di tutto il piano. Porco, qua talmente preso qua con la mente, con le vacche, così, pecore, eccetera, eccetera. Mi sono dimenticato di salutare, basta. Ok, che ore sono? 4 del pomeriggio, dopo un po' di merenda. Sei appena svegliato la pennichella. Allora magari c'è un po' del gas inerte che... diciamo si era accumulato durante il sonno e dopo scompare nessuno che ok, anche lui adesso è nella fase di risveglio dal lungo letargo. Allora stiamo vendendo forse anche un po' di insilato, stiamo riseminando anche i campi 79 85 86. Dovrebbe esserci Energy e Agri. Uno semina, che altro fresa, che altro butta fuori. Ah, siamo chiusi sotto l'albero. Siamo chiusi sotto l'albero e mai un panino. Cosa? Bene. Mi salutare. No. Aspetta che venga anche a me una. No, ti fa salutare Energy, no. Mamma mia, aspetta che ti sotterro. Allora. Aspetta che. Uno del can qua su qua. Su è tutto per aria. Qua fa danni, sai. Sì, non so perché, è andato tutto per aria. Sì, ma sapete che voglio trappare aria? Scusa che te. E chi sei sto aria? No, basta gente qua, sennò va in fallimento quasi. Allora, perché massa operai rispetto alla quantità di lavoro. Dopo gli stipendi va su, eh. Dopo... Cioè, prende aria Dopo qua no. Povero aria. No, cosa? Allora, aspetta che qua c'è successo un piccolo problema. Ma quanti operai hai su? Piccolo problema tecnico. Ok, bene. Iniziamo a vendere finalmente la lana. Ecco qua, i soldi con su. Dicevo, abbiamo sempre puntato tra vacche e maiali, però non abbiamo mai puntato sulle pecore. Allora, oggi, questa puntata con chi andremo a ordinare, perché ovviamente non abbiamo i rimorchi, non abbiamo i mezzi, non abbiamo le cose. So che c'è un punto vicino al campo 91 dove vendono gli animali, quindi andiamo lì per ordinare 500 pecore e così dare una svolta, diciamo un incentivo alle vacche, alle pecore, scusate, diciamo crescere, riprodursi, trovare nuovi compagni, insomma tutto quello che l'amore e quindi aumentare drasticamente la produzione di lana. Quindi bisognerà starci dietro, spostare sempre i bancali in momento giusto, e perciò adesso ha tempo di vendere questi 2-3 bancalletti che sono rimasti, eventualmente portarli qui a fianco in modo da velocizzare le future vendite, e dopo vediamo di andare a, diciamo, da questo signore qua che vende gli animali. Bene, tutta la lana è stata venduta e adesso vediamo di andare qua da sto negozio qua imboscato in mezzo ai campi. Abbiamo fatto qualche stradina. Dovrebbe essere sto qua così vediamo dove che si entra. Posti della mappa un po' sconosciuti. Al manco sto negozio qua ha il cancello aperto. E
sennò qua ogni volta se negozi cancelli i mezzi aperti, i mezzi chiusi, no? Che è questa persona qui? Aspetta che mi metto qui. Tu vieni qua, mettiti di qua, vieni. No. No lì, no lì, no. Boh. Tito essere. Oh, dai, buongiorno! Bambino, cosa si fa con questo trattolo? Non sei buongiorno. Un po' troppo grande per guidare. Buongiorno. Allora. Buongiorno, qua cosa. Mi serve? Devo ordinare, mi serve piegole. Sì, quante tu vuole le piegole? Quante? 500. Ma ti ha tante piegole. Ah, tu vuole la colla sushi? Ma no, tu qui piegole, no sushi. Ma tu sapevi io chi essere? Mi sta tornando un po' a memoria di qualche telefonata, qualche disturbo telefonico e... io essere Chong, tu li collare Chong? Purtroppo sì, purtroppo sì, mi ricordo e... Ti avevo portato via? Ti avevo colli casa? No? No, ti avevo portato a casa. Porti tu perché io non ho il rimorchio per portare 500 pecore. Ah, bene, allora io andare a ordinare le pecore e dopo dove portare io le tue pecore? In azienda dove c'ho, dove ho tutte le pecore, lì c'è il recinto e ci scarichiamo dentro il recinto. Ah, bene, allora io prendo il mio mezzo qua perché mio camion è l'8, quindi capo avrebbe dato a me questo cancalone. Ma che prezzi facciamo qua per le pecore? Ah, devo vedere, ma li fanno qualche sconto. Se tu prendi le 500 pecorelle, ma li devo fare sconto di, non so, 2 gratis, non lo so, devo vedere. Ah, solo 2 gratis? Pensavo 10 io. Non è che loro dare te pecorelle così a caso. Comunque io sentire il capo e chiederle se può fare un sconto o qualcosina. Chiama subito, senti subito perché insomma solo 2, dai, bisogna qua venire un po' più incontro a, insomma dai, 500, magari domani prendono un altro po'. Vabbè, magari facciamo, non so, 480 a comprarle e altre pochettine omaggio, dai. Già meglio come offerta, come lavoro. Va bene, allora io prendo le pecorelle, chiamare capo. Un attimo, torna dopo e dopo ti faccio sapere per il prezzo di portare io tua azienda. Guarda che ti aspetto subito, hai almeno 20-30 pecore da portare subito. Sì, questo rimango qua a portare abbastanza pecore. Bene, allora vai a criccarlo, io ti aspetto in azienda, intanto io faccio un po' di pulizia mangiatoia che così dopo hanno tutto il fieno fresco e l'erba fresca. Bene, io vale andare a sentire il mio capo e poi fare la prima cosa, dopodiché altre consegne arriveranno più avanti qua. Sì, ma mi raccomando, pecore no, sushi o carni strane di gatto morto. No, essere carne di Kobe, figlio di vacca, io non li mi scusi, ma se figlio di qualcosa altro se lo dice a suo capo. Non essere 2 gambe, essere 4 gambe. Beh, quello non è il mio interesse. Se lei usufruisce di orifici di cose strane, allora tu piacere... stai calmo perché io avevo le nausea vedere te muovere, ecco, tu allora tu. No, va perché qua sono un po' agitato, tu cava dalle palle e va via. Io anche via dalle palle dopo che gli ti dice non guarda, non toccare niente qua, va. A debutteria bassa, sassa e bancai. No, questo salva il mio capo, se no capo batte le me dopo. Dopo anche a me te batto. Aspetta qua, occhio che... ecco, vedi, adesso sono nervoso, no. Mi fare tre marcia. Sì, non prendere sotto. No. E vuoi pazienza. C'è aprire solo... Scusi, ha delle problemi di voce. Tu sei leggermente impedito. No, se il nervoso che te mi fai venire, no, io impedito. Che qua... E ne tablo bambino? Guarda, cioè oltre i... guarda, fortuna che mi fa un buon prezzo per pa il piegore, sennò qua è butteria per aria baracca mi qua. Oggi che non è possibile. Là. Aspetta che cambiamo un po' di marcia. Vabbè.
Vediamo di andare dalle nostre pecore sperando che arrivi, perché qua non so cosa abbia capito. Spero che non mi arrivi carne di pesce morto, perché allora getti tu dritto. Bene, intanto qui scarichiamo un po' di acqua, un po' di roba, adesso la paglia, sì scusate, l'erba gliel'ho data, siamo a posto. Adesso qua riportiamo a casa la cisterna, che ormai qua, beh oddio, adesso tra poco dovrebbe arrivare anche Ciccio Chang qua per portare tutto l'occorrente, perciò chi c'è che suona qua? Le riva. Ehi! Ah, buongiorno! Buongiorno! Allora, ho portato le mie pecore. Bene, allora... Ho fatto anche sushi, se vuole. Ancora, no? Sì, sushi, tutto sushi. Non mi serve sushi. Ma non mi serve sushi di pecora, mi serve le pecore vive! Ah, io ho capito male. Ma... Bene, allora qua io avevo le pecorelle. Ecco, bene, vediamo qua. Oh, aspetta, sì. Vieni qua. Sono okay. 2 milioni, porto incluso. Per tutte le pecore? Te no, tutte. Come no? Queste qua dopo a letto, 2 milioni sono tutte quante le pecore. Queste ecco, sono le pecore. Lo so, ti pedati. Io avrei dovuto fare prezzo finito lì. 2 milioni per tutte le pecore. Ma queste qua non essere tutte pecore. Arrivano dopo le altre sì, pecore. Vedo anch'io che non ci sono 500 pecore qua dentro. Ah, ma che brava, sei anche guardare te. Complimenti. Dai, scarica dentro subito, dai. Che così finco la botte dell'acqua qua, dopo in quanto tempo ci vuole per scaricare tutte le pecore? Monta. Penso che per domani mattina ci arrivano. Sì, domani mattina arriva l'esto, un po' anche magari oggi l'esto, tutto quanto domani, perché ci vuole tempo a caricare tutto quanto, fa scartofie varie. Che scartofie? Basta che ti carichi e ti porti qua, no? No, io dovrei dire a capo, guarda che tu portare le pecorelle qui a bambino piccolo. Che bambino Marco, piccolo? Tu, come ti chiamare te, Marco? Sì. Ciao, F. Marco 95 qua, capo l'azienda, no, bambino piccolo. Dai, monta sul trattore. Mamma cazzo. Ma... Occhio il cancello. Ma fermate qua un secondo. Ma non sai che queste qua, se pecore cinesi che dopo all'anno sei made in Cina e costa meno? No, queste essere le pecore polchi. Bene, quelle l'hanno molto resistente. Mi raccomando, dai, scarichiamo qua. E scarica qua. Io avevo il problemino. Che problema? Non funzionare il rimorchio, non aprire le sponde qua, non funziona niente. Porco. Gli avrei detto che questa essere le cancalone. Qua abbiamo un problema. Io qua problema... un attimo. Aspetta che scarichiamo, aspetta, scarichiamo qua. 24 pecore da scaricare. Ok, confermiamo. A posto. L'avevo fatto bene, boh. Sì. Mi sa che qua avevo il problemino idraulico. Anche più cancalone. Di qualcosa, il problemino idraulico. Allora vediamo un attimo se... Sì, è calata un pelino di acqua, aspetta che ci giriamo e vediamo di sistemare. Ma ogni tanto qualche interferenze per CB. Mamma cari CB qua. Occhio. Mamma cagna, proprio che si rompe. Oh, ma cosa tua vele? Guarda, durta super caricatore. Tu stai attento dove mettere le tue maledetti mezzi. Guarda, tu avevi illuminato mio povero rimorchio. Capo, uccidere me. Guarda, si è storciato il perno qua. Tu avevi rotto il mio palafango. Io spaccare la tua testa. No, porco cane, adesso. Aspetta che c'è un meccanico qua che ti giusta ruota. Aspetta che vado, che mi perno qua con poco. Occhio. È rimorchio essere nuovo. Ma che nuovo? Devo fare tutto un made in China su YouTube. No, essere nuovo. Avere solamente 4 anni. C'è un nuovo di 4 anni. Aspetta che... È nuovo, sì.
Aspetta che chiamo qua un che conosco. Vediamo se risponde. Cazzo, non risponde mia. Me ha buttato. Porco cane, anche a linea. Ma porco, io è andato via. Signor Ben, dove sono andato? Benissimo. Niente, qua purtroppo il meccanico non so dove sia. E perciò rangete. Dai, oggi, andale. Via da qua. Va Scusa bene, via. però il mio capo se la butta, se la molto arrabbiato con questa cosa. Ecco, vedi 2 milioni, non sei più arrabbiato, dai. Monta. No. Vete, vete. Cosa? Dove sei? Vieni qua, bambino piccolo, dove sei? Dove? Ma ci sto anche orbo. Io avevo il peso tuo, tu essere basso. Oh, io non potrei vedere sempre tutto. Tu volevi ancora sushi? No, mi servono 500 pecore, mi servono, no sushi. Questo non è anche un Ma matto? poi, scusami un secondo, ma se tu fai sushi, perché vendi pecore? Secondo te io come avrei aperto il mio l'isolato di sushi? Questo deve Cioè. essere il mio secondo lavoro? Va bene. Dai, che qua sennò non finiamo più, che devo anche capire dove è andato il meccanico. Dai. Bene, sayonara. Come sayonara, oh. Guardati, questi qua sayonara, ma che. Aspetta che saremo qua a recinto che pecore nuove, se no scampa, facciamo un macello. Oh, bene qua, dai. Adesso provo a chiamare. Vediamo. Qui. Adesso chiamo, dai. Sentiamo dov'è questo ragazzo. Pronto? Non risponde, come mai? Pronto? Compagno, chi è quel benesso? Che mi ricordo benesso. Boh, gli aggeggi elettronici suona qua, non capire. Pronto? Pronto? Allora qua, rispondi. Pronto, dimmi. Sono Benesso che hai chiamato tu Ah, sì, per. so, resta in panne come trattore qua, compagno, trattore, ha fatto Sì. Io milioni di chilometri, non riesco più a farlo partire. sono arrivato qua a paese che hai detto tu, mi mandi qua a posizione su, come si chiama qua, MotoSapo. Ti mando posizione su MotoSapo, aspetta Sì, che sono qua. qua dove c'è scritto 6H3NH, non so cosa c'è scritto Ah sì, sei su NTH. Compagno, tu non capire russo, tu non parlare per caso. qua. Infatti. Un attimo che qua Gigi non capire bene. Dovrei aver inviato posizione giusta. Vediamo. Ah, allora siamo vicini, dai, siamo vicini. Arrivo, arrivo. Forse sbagliato di qualche chilometro, ma no problem. Beh, va bene, dai, premo. Ti Tu trovo, dai ti trovo. muovere però, eh. Sì, arrivo, 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 stai tranquillo. Benissimo, se è lento come hanno che ha fame. Oh, compagno! Ma che tu hai una macchina da gay tu avere? Che macchina hai tu? Allora qua, buongiorno. Ma io dovrei mettere il mio compagno qua sopra, viola! Tu non capire? Tu non capire? No. Cosa non capire io? No, mettiamo in moto trattore qua, andiamo via. No, io non montare su macchina viola. Bisogna vedere qua se trattore va a moto qua, dai. Tu guarda, tu vedi, non parte. Ogni tanto Anche parte, ma c'è non motore, parte. stai attento che c'è motore che sfiatta qua, stai attento. Mettiamo un nastro americano e non sfiata più. Dici tu, sembra facile, ma non è così. Sembra facile, sì, tu Questi alzare motori. qua, io andare sotto, mettere nastro e scampiamo via. Andiamo via, non metto, No, qua c'è qua da. c'ho sto coso viola. Perché? Che problemi c'hai? Che problema c'è? Come che problema c'è? Rosso!
Compagno russo, trattore compagno russo, rosso, rosso, no viola. Arancione poi, con le ma strisce viola... da corsa. Perché non piace il colore? Dov'è? Ecco. Tu pregiudizi tu. Cosa vuoi? Vabbè, dai, allora niente, mi tocca per forza qua... metterlo là di sopra. Sì, qua motore sfiata, cioè da stare attenti che qua rompi tutto. Sai che questo motore è molto potente, se tratti male poi non funziona più bene. Fatto anche miliardi di chilometri da dove sono io, cioè, praticamente da un'eternità che fugo dai russi, dal gulag. Anche quello. E adesso basta, non ce la fa più, poverino. Qua c'è targa però che... sembra familiare questa targa. Eh sì, perché è quello dell'ex capo che lavoravo prima, facevo meccanico di fiducia. Ah, capito. E io ho scappato con questo, speriamo che sono trovato. Speriamo che non sia quello che penso io, dai. Qua dobbiamo portare mia officina, devi venire con me. Va bene. Ti do io camera semmai per dormire sera e poi un giorno o due mettiamo bene. Va bene compagno, andiamo, dai, non vedere quella cosa rossa, blu, viola, con le strisce arancioni, mamma mia che... Tu non devi fare mia ruota! Porta pazienza, qua problema con... Ralla. No, tu problema non guidare, no problema ralla. Getto un organo che tira abbastanza. Abbiamo tutto qua, abbiamo. Buon, ferma, ferma. Buon po' avanti, buon, ferma tutto. Aspetta che tiro la cordicina qua. Buona, tu attaccato. Guida dritto, storto, e io a venire su. Guarda che manovra sto benesso. Preme a quel bottone! Vai, vai, vai. Dai, premi! Non tira, tira poco, tira poco. Aspetta un secondo, aspetta che do giri qua. Aspetta che ho mollato. Bene, vai. Ma tu, non ti potevi venire con un camion, serio? Questa è la mia macchina che ha 20 cavalli. Come? 20 cavalli mia macchina. Oh, madonna mia russa, madonna mia madre rossa. Dove essere finito io? Va bene, dai, lega tutto che andiamo. Andiamo, dai. Attaccare lampeggianti, perché sicurezza prima di tutto. Va pian. Mamma mia, povero mio trattore, guarda. Sopra un rimorco viola, macchina viola, con un guidatore che ha ciappato la patente sotto Topolino. Oh collega, ma sta velocità qua, arriveremo fra chi, posso ora diventare vecchio? Un attimo che prende copia motore qua, ecco adesso partito. Ferma, ferma tu compagno, andare, andiamo a bere vodka. Non c'è tempo, dai. No, qua da Benesso, beviamo, guarda, c'è scritto Benesso là. Beviamo tu casa prima mia. Avevi letto BNL, Benesso, tuo bar. Beviamo casa mia, beviamo, dai. Sì, a sta velocità qua fa solo morire da sé.